Buon pomeriggio ascoltatori di Radio Saius e benvenuti per questa nuova diretta di Spazio Aperto. Con voi come sempre Antonella Intrenò, saluto la regia centrale Rosario Moreno da Treviso. Ciao Rosario. Buonasera, buonasera a tutti quanti, buonasera. Salutiamo Massimo Bonella, editorialista di PianetaOggiTV.net da Venezia. Ciao Massimo, bentrovato. Grazie, buonasera a tutti. Salutiamo Marco Grilli, portavoce di Alternativa per il Friuli Venezia Giulia, che anche questa sera è con noi. Ciao Marco. Buonasera a tutti voi. E diamo il benvenuto all'ospite di quest'oggi, il dottor Gianfranco Bologna, direttore scientifico del WWF. Buonasera, dottor Bologna, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera a voi tutti, grazie a voi per avermi invitato. Allora, con lei parleremo a breve, naturalmente, delle condizioni del nostro pianeta. E siamo in attesa di collegarci anche con Giovanni Malcarne, imprenditore agricolo e oserei dire a questo punto anche ricercatore che ha delle importanti novità da riferirci circa la dura battaglia che gli agricoltori salentini stanno portando avanti contro la xylella fastidiosa, il batterio oramai famoso anche a livello nazionale che determina l'essiccamento precoce degli alberi di ulivo. Ma passiamo subito alla linea a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti e di seguito a Rosario per i saluti al network. Prego, Massimo. Sì, grazie Antonella, alle 18:39 prendiamo la linea qui dalla redazione di Pianeta Oggi TV. Dunque, Campidoglio, risse sfiorata in assemblea capitolina, riunita per il bilancio tra consiglieri Movimento 5 Stelle e PD. In apertura di seduta il PD ha chiesto chiarimenti sulle dimissioni dell'assessore ambiente Muraro e sulle ripercussioni su AMA, ma il presidente De Vito li ha ritenuti inammissibili. Cartelli di protesta dai banchi, poi un consigliere Dem ha occupato lo scranno vuoto della prima cittadina, il Movimento 5 Stelle chiedono di cacciarlo, ma lui si infila sotto i banchi della maggioranza e partono insulti e minacce. Nuovo round quando un consigliere del Movimento 5 Stelle si è avvicinato alla presidenza, protestando a sua volta per alcune minacce. Quindi tensione notevole oggi pomeriggio e non so, questi personaggi che comunque hanno delle grosse responsabilità perché abbiamo portato un paese veramente alla disgrazia, quindi disoccupazione. Povertà, imprese che sono fallite perché sembra aprire un'impresa sembra di andare sotto a dei strozzini, dopodiché abbiamo tanti giovani all'estero, immigrati all'estero e questo è gravissimo, e con queste politiche stupide da dire che i giovani devono girare l'Europa, bisognerebbe capire poi dove trovano i soldi, l'energia anche per farlo, per poi alla fin fine arrivare a sfinirsi, nel senso che ci potranno essere quelli che hanno delle giuste direttive, sanno dove andare, perché magari non so, o con conoscenze varie, eccetera, loro riescono magari ecco, a crearsi una situazione, ma la maggior parte non credo che che ce la possa fare intraprendere una cosa del genere. Questo è il futuro che queste, diciamo così, ultime generazioni, non quella precedente che ci ha portato a dei diritti del lavoro, ecco, ma questa ultima ha portato i nostri giovanissimi, diciamo così, a questa realtà. Ma questa è la realtà. E quindi questo è il risultato. Quindi è inutile che si azzannano uno con l'altro perché tutti hanno delle responsabilità ben precise, da Dopomani Pulite ad oggi. Questo, e noi guardiamo i frutti, noi guardiamo i dati fatto, noi diciamo giornalisti freelance preciso. Ecco, e questa è la situazione che fotografiamo, non è che me ne invento io, insomma. Quindi voglio dire, la situazione è seria, molto seria. Vorrei capire chi ci sta dietro ai governi, perché per quanto vada su uno o l'altro, la situazione non cambia, anzi peggiora. Ricordo ad esempio Berlusconi, quello che ha avuto tutte le frequenze per i suoi network, che diceva: nuove strutture, sanità nuova, scuole nuove, private, non so quanti posti di lavoro, eccetera. Non si è visto niente di tutto questo, anzi, abbiamo continuato a scendere sempre di più. Quindi, questi signori, è bene che non si facciano rivedere ancora davanti alle telecamere, perché
Veramente bisogna avere una faccia tosta dopo tutte quelle belle promesse, gli urli in televisione, nelle TV nazionali, noi siamo più bravi di voi, la sinistra è meglio della destra, la destra è meglio della sinistra, eccetera, e poi i risultati sono questi, quindi inutile, insomma. Noi documentiamo questi teatrini che succedono per dovere di informazione. Andiamo alla nostra testata, dunque, a taglio primo, rapidamente, non voglio portare via più di tanto tempo, abbiamo due speciali in collaborazione con Pandora TV di Roma, un nuovo reportage dal cuore di Aleppo, appena liberata dall'esercito siriano. Poi a seguire il telegiornale di Pandora TV in collaborazione con la Russian Today satellitare, telegiornale che viene tradotto in italiano grazie alla redazione di Pandora TV. Poi a seguire abbiamo, cioè, non noi abbiamo, ci è arrivato un da fonti che noi conosciamo molto bene, un filmato dove appare la Madonna in cielo, e ci sono poi un secondo filmato, anche le analisi, quindi motivo di approfondimento prima di dire ma non è vero niente, trucchi, montaggi, la gente, anche i giornalisti stessi buttano sempre alle ortiche queste cose qui, invece noi diamo anche delle analisi che per noi, appunto perché siamo giornalisti, è motivo di approfondimento. Poi abbiamo un comunicato stampa relativo alla giornata internazionale dei diritti degli animali, e a seguire un'intervista esclusiva al PM Giuseppe Lombardo, magistrato di Reggio Calabria, che ha sottoscritto la raggiunta in occasione di un convegno che si era tenuto a Gorizia, più precisamente a Cormons in provincia di Gorizia. In questo speciale abbiamo all'inizio una breve intervista anche al comandante dei Vigili del Fuoco di Venezia, appena rientrato dalle zone terremotate del centro Italia, e quindi ci racconta un po' il lavoro che è stato fatto, le difficoltà, i pericoli, eccetera. E poi a seguire altre informazioni, altri speciali di Pandora TV, il settimanale nostro di Pianeta Oggi TV, che prende il nome di Pianeta Oggi Reporter, che praticamente parla di una, ecco, si parlava prima di quelli che sono stati i nostri padri che hanno, con le loro battaglie, sono riusciti a ottenere dei diritti nel mondo del lavoro, e quindi quando noi ci siamo affacciati, poi abbiamo trovato in questo settore lavorativo un mondo che ci accoglieva bene, che potevamo quindi tranquillamente fare dei progetti anche, no? Ecco, uno di questi era Italo Sbrogiolo. Sottoscritto l'ha raggiunto per un'intervista, purtroppo, perché poi queste persone, ahimè, se ne vanno, perché raggiungono una certa età oppure purtroppo si ammalano. Il sottoscritto l'aveva raggiunto pochi giorni prima che ci lasciasse, e Italo Sbrogiolo ci ha lasciato una cosa molto importante, una memoria, i 100 anni praticamente, in occasione dei 100 anni di Porto Marghera, ecco, tutto il racconto delle lotte che sono state fatte per difendere i diritti dei lavoratori, adesso pestati a colpi di penna dai signori che adesso sono lì che litigano, che si dicono su di tutto, ecco, questo è lo scenario. Quindi ridicoli, andate a casa che è meglio, fate più bella figura. Alle 18.46 vi restituisco la linea, attento Antonella Intramò. Grazie Massimo Bonello, la giro subito a Rosario Moreno per i saluti al network, e nel frattempo do il benvenuto a Giovanni Malcarne che è con noi. Ciao Giovanni. Ciao, buonasera a tutti. Allora, a breve parleremo anche con te delle importanti novità che hai da raccontarci sulle ricerche per sconfiggere, speriamo questa volta, la xylella fastidiosa, ma passo subito la linea a Rosario per i saluti al network. Prego Rosario. Grazie Antonella, buonasera, buonasera ai tuoi ospiti, buonasera Marco, buonasera Massimo. Parto subito col ricordare ai nostri amici che questa trasmissione va in diretta e a reti unificate con il nostro network. E ricordo le radio che sono Radio Favaro Veneto, di Favaro Veneto, Radio Reno Web di Casalecchio di Reno, Radio Sismondi Libri di Salgareda in provincia di Treviso, Radio Isso di Modena, Radio Val di Chiana della Val di Chiana e Modena Noi Radio. Ovviamente andiamo anche sulla web tv, su canale YouTube, Facebook e sul sito radioscience.it.
Con questo è tutto, Antonella, ti ripasso la linea. Grazie Rosario, e torniamo qui nel nostro studio virtuale con i nostri ospiti. Ripeto, il dottor Gianfranco Bologna, direttore scientifico del WWF, divulgatore scientifico, aggiungerei. Con lei, dottor Bologna, la saluto nuovamente. Parliamo questa sera delle condizioni del nostro pianeta e lo facciamo grazie alla pubblicazione del Living World Planet 2016 a cura proprio del WWF, che ci dà un po' lo spaccato di quelle che sono le condizioni della nostra casa comune. La prima domanda che inevitabilmente le faccio è proprio questa: la Terra in che condizioni si trova in questo momento? Ma guardi, innanzitutto penso che sia utile dire a tutti i nostri ascoltatori che la Terra gode ottima salute. Qualcuno zomperà sulla sedia quando dico una cosa di questo tipo. Ma la Terra ha, come sapete, 4,6 miliardi di anni, ha avuto trasformazioni incredibili, ne ha viste di tutti i colori, ma sta ancora qui. Il vero problema che abbiamo è che questa meravigliosa, sottile superficie del pianeta, che è costituito dalla biosfera, dalla sfera della vita, è messo in condizioni molto gravi. Purtroppo il motivo fondamentale per cui ci troviamo in condizioni molto gravi è molto, se mi consentite, paradossale, perché siamo noi ovviamente gli attori di questo grande cambiamento globale. Quello che i ricercatori a livello scientifico internazionale da molti anni stanno cercando di capire con sempre maggiore approfondimento, attenzione e maggiore informazione che oramai abbiamo a disposizione, e comprendere fino a che punto l'intervento dell'uomo travalichi quelle che sono le normali, le dinamiche normali dei sistemi naturali, e quindi come questi effetti che vengono prodotti dalla nostra fortissima pressione sui sistemi naturali si riverberano a loro volta su noi stessi, perché un po' questo è il nocciolo della questione. Infatti, come mi è capitato più volte di dire, noi come WWF, che come sapete quest'anno in Italia abbiamo fatto 50 anni, ma esistiamo dal 61 a livello mondiale, abbiamo sempre sottolineato il problema di quanto la pressione dell'intervento umano sulla natura fosse oramai insostenibile. E oggi i dati che abbiamo a disposizione ci dimostrano che quelli che sono stati per noi sempre gli slogan con cui abbiamo cercato di sottolineare l'attenzione dell'opinione pubblica, e quindi salvare la natura, salvare le specie minacciate, salvare gli ecosistemi in una dimensione tale per cui potessero continuare a mantenere la loro vitalità e la loro capacità di fornirci questi straordinari servizi che noi neanche consideriamo a livello economico, che sono la rigenerazione del suolo, la composizione chimica dell'atmosfera, i regimi idrici, il fatto di avere a disposizione una ricchissima biodiversità da cui abbiamo tratto tutto, a cominciare dal cibo fino ad arrivare a tutto quello che costituisce la farmacopea, insomma tutto quel sistema straordinario che ha condotto la specie umana ad arrivare alla sua civiltà, è basata su tutto questo, sulla natura. Quindi noi abbiamo sempre detto: salviamo la natura, perché la natura è il nostro futuro, senza natura non possiamo vivere, noi siamo natura. E oggi sempre di più diciamo: salviamo la natura, perché salvando la natura salviamo anche gli esseri umani. Ecco, quindi paradossalmente il messaggio più forte che viene dallo stato di salute di questa bellissima, sottilissima striscia in cui vive la vita, che va fino a una certa profondità nel mare, fino a una certa altitudine nell'atmosfera, che è piccolissima rispetto all'intero pianeta, e costituisce la nostra casa, comune. E quindi il nostro Living Planet Report, che pubblichiamo ogni 2 anni, si sofferma particolarmente su alcuni indicatori, ma che sono, che ne so, per esempio l'indice del pianeta vivente, che prende in considerazione alcune popolazioni importanti di specie di animali vertebrati, che sono mammiferi, uccelli, pesci, rettili, anfibi, e dà il segnale di come la tendenza di queste popolazioni dal 1970 ad oggi sia scesa oramai del 58%, tanto che si prevede entro il 2020 il 67%, ed è un segnale di come la ricchezza della vita sulla Terra, e quindi quella meravigliosa vita che ha dato, scusate il gioco di parola, vita a noi stessi, perché se la specie umana esiste sul nostro pianeta
Perché fa parte della vita, è fatta degli stessi elementi e delle stesse composizioni fondamentali di cui sono fatti tutti gli altri esseri viventi. E noi senza altri esseri viventi, senza questo meraviglioso sistema complessivo che costituisce il sistema naturale nella sua totalità, non possiamo vivere, non c'è dimostrazione che noi senza di questo non possiamo vivere. E quindi il messaggio che viene da questo nostro rapporto è proprio quello che siamo in una nuova epoca geologica, oramai la ricerca scientifica ci dice che ci troviamo proprio nell'epoca dell'era degli umani, l'epoca dell'antropocene. Proprio nell'ultimo congresso mondiale di geologia questa cosa è stata rafforzata con un primo voto formale di un gruppo di lavoro ad hoc che si sta occupando di questo, poi ovviamente l'Unione Internazionale di Scienze Geologiche dovrà formalizzare entro i prossimi 4 anni addirittura questo nuovo periodo geologico, che è una cosa incredibile, perché pensate, in un battito di ciglia noi abbiamo un nuovo periodo geologico che fa capire come l'intervento della specie umana sia paradossalmente equivalente a quegli effetti che le grandi forze geofisiche hanno provocato sulla Terra, modellandola, plasmandola in 4,6 miliardi di anni. Quindi stiamo dicendo un qualcosa che la comunità scientifica internazionale ci sta dimostrando in maniera netta e chiara, che andare avanti in questa direzione non si può. E quindi il nostro rapporto cerca di capire, parlare e discutere, non solo dal punto di vista della riflessione, ma anche dal punto di vista dell'operatività e della pratica, di che cosa significa oggi avere dei semi per un buon antropocene, perché purtroppo il fatto che siamo in un antropocene, in una situazione così diversa da quella che avevamo semplicemente 100 anni fa, è oramai molto acclarata. E allora facciamo in modo di trovare la possibilità di vivere in uno spazio sicuro e operativo in una maniera prospera. Cioè, indubbiamente, certo, dottor Bologna, l'impronta dell'uomo è sicuramente preponderante, tanto ad aver, mi pare di poter dire, modificato degli equilibri in maniera sostanziale. Ora, lei da un punto di vista scientifico e Giovanni Malcarne, che ripeto è un imprenditore agricolo, e mi sono permessa, Giovanni, di definirti ricercatore a questo punto, vista la tua... Sono comunque un agronomo. Sei un agronomo, certo, sei un agronomo, quindi questo dà anche a te naturalmente la possibilità di fare un'osservazione scientifica oltre che empirica, certo. Ma quali sono dai vostri diversi comunque punti di vista le modificazioni più immediate che l'uomo ha portato alla natura, alle biodiversità? Diciamo che nel caso specifico, parlando di Xylella nel nostro territorio, il primo problema si è avuto dall'ingresso di un patogeno da quarantena dalle Americhe. Il problema più grosso è che controlli, stazioni di quarantena non ce ne stanno in Europa, questo grazie ai potenti dell'economia che importano di tutto e di più, non solo prodotti alimentari ma anche delle piante, e ovviamente non è il primo patogeno che è entrato in Europa grazie a questa importazione indiscriminata di qualsiasi cosa dalla parte restante della terra. È ovvio che un patogeno da quarantena introdotto per la prima volta in un ambiente già in equilibrio come il nostro sta combinando scompiglio e sta devastando il territorio. È ovvio che alla devastazione del territorio, quindi alla perdita di tutti gli alberi secolari, si aggiungeranno cambiamenti climatici, innalzamento di temperature e tutti i problemi legati alla mancanza di una copertura verde alla quale noi siamo abituati come Salento. Tenga presente che la sola provincia di Lecce ha una copertura che arriva al 94% del territorio a olivo. Quindi se domani dovesse mancare questa foresta verde ne pagheremo tutti le conseguenze. E quindi anche qui c'è la mano dell'uomo, perché pur di pensare agli introiti e alle proprie casse non si è preoccupato di rischiare di distruggere i territori in equilibrio come appunto il nostro, importando quindi piante da zone ad alto rischio, dove addirittura i certificati fitosanitari delle piante sono addirittura falsi, quindi non esistono gli istituti fitosanitari, quindi arriviamo proprio all'assurdo.
Quindi ci vorrebbe sicuramente una politica di controllo più efficace e più incisiva, ma a questo punto, dottor Bologna, quali sono i primi provvedimenti da adottare per impedire una degenerazione non a breve termine, perché quella mi pare che sia abbastanza evidente già per tutti, ma a medio e lungo termine? Bisogna forse intervenire sulle politiche economiche, pensare ad un'economia diversa che sia più affine al sistema nel quale viviamo? Su questo non c'è alcun dubbio. Credo che uno dei grandissimi problemi che abbiamo è proprio il fatto di aver distinto l'umana vicenda come se fosse una cosa disconnessa dalla natura. E quindi qui non stiamo facendo New Age, non è che stiamo facendo un discorso di dualismo generico o blaterato, stiamo dicendo una cosa fondamentale, cioè l'uomo fa parte della natura, non può permettersi minimamente di esserne fuori, e il sistema economico purtroppo è un sistema che è fuori dalla natura. Addirittura non solo è fuori dalla natura, ma ha prodotto e provocato delle devastazioni tali per cui oggi siamo, onestamente lo devo dire con grandissima franchezza, fortemente a rischio. Penso che avete letto anche oggi come l'American Geophysical Union, che fa ogni anno il suo annual meeting in questo periodo, c'è stato un bellissimo rapporto che ha prodotto la NOAA americana, che è una delle grandi istituzioni scientifiche che si occupano dei problemi dei cambiamenti globali legati ovviamente alla situazione oceanica e atmosferica, sullo stato di salute dell'Artico e soprattutto per quanto riguarda la dimensione spaventosa che sull'Artico si sta avendo del cosiddetto global warming, e quindi del cambiamento climatico e del riscaldamento globale. Allora, qui siamo in una situazione che veramente comincia a diventare fuori controllo. Le osservazioni interessanti che faceva il dottor Malcarne prima sono sacrosante, nel senso che il dramma di questa vicenda è che noi non abbiamo capito che più siamo fuori dalla natura, più siamo in difficoltà per difendere noi stessi. Perché il problema che si è venuto a creare in questa situazione paradossale, in cui noi siamo gli attori del cambiamento globale, siamo coloro i quali stanno subendo le conseguenze, come ovviamente tantissime altre specie, e mentre gli altri ovviamente non ne hanno un ruolo particolare specifico, perché i famosi ingegneri che esistono degli ambienti naturali, che sono tantissimi, dalle termiti fino ai castori, fino allo stesso meraviglioso elefante africano, che è una specie chiave che addirittura crea degli ecosistemi con quello che è il suo intervento in questi grandi ambienti naturali, non hanno assolutamente, neanche lontanamente, prodotto quello che abbiamo prodotto noi. Noi abbiamo trasformato fisicamente oltre il 50% delle terre emerse, e questi sono dati satellitari. Noi oramai abbiamo un monitoraggio quotidiano e controllato di almeno 70 e oltre satelliti che orbitano attorno alla Terra, che ci danno lo stato di salute minuto per minuto della situazione che abbiamo sul nostro pianeta. Quindi è pura follia non pensare che un sistema economico debba essere considerato un sottosistema dell'ecosistema globale. Noi invece abbiamo fatto esattamente il contrario, abbiamo pensato che il sistema economico è il grande sistema nell'ambito del quale, volendo, possiamo anche utilizzare qualcosa che ci serve dal punto di vista ambientale, che poi diventa semplicemente un prodotto da mercato. E questo è il grande problema che abbiamo. Il futuro, quando parlo di semi di buon antropocene, dico una cosa, se volete, anche molto banale: quello che è il grande discorso scientifico molto avanzato della resilienza. Noi pensiamo che oggi questo termine sta diventando molto comune anche per quanto riguarda la resilienza stessa degli individui, quanto siamo in grado di sopportare le perturbazioni anche della vita quotidiana, quindi anche da un punto di vista psicologico globale, no? Quindi è un tema che si incrocia con tantissime discipline. Bene, da un punto di vista ecologico, da un punto di vista scientifico, la resilienza è quel sistema che riesce ad avere la possibilità di essere in salute in una maniera tale per cui riesce a trovare le soluzioni ai problemi evolutivi che si vengono a porre. Il problema della xylella è un classico esempio di questa vicenda. Noi abbiamo dei sistemi che ovviamente più rendiamo indeboliti e più ci aggiungiamo delle follie, come oramai questi spostamenti planetari che non fanno altro che creare una marea di specie aliene. Noi stiamo modificando l'ecologia dei virus, stiamo modificando l'ecologia dei batteri, stiamo cambiando l'evoluzione.
Quindi siamo di fronte a un fenomeno veramente spaventoso, perché nessuno di noi è in grado di dire quale sarà realmente il prodotto di questo fenomeno, perché il fenomeno è talmente articolato, complesso e gigantesco che le xylelle di turno sono, come dire, dei fuochi, delle luci che si accendono in una situazione che diventa sempre più caotica a comprendere nella sua complessità. Oggi chiudo veramente, mi scuso, perché ovviamente sono temi talmente articolati, complessi, ma anche sono molto vasti. Ma sono anche molto affascinanti, perché certo, oggi gli scienziati stanno ragionando su quali sono i cosiddetti tipping point, cioè i famosi punti critici sorpassati i quali la capacità gestionale dell'intervento umano di porvi rimedio è praticamente inesistente. E questo sicuramente può avvenire anche in moltissime di queste situazioni di outbreak, come quella della xylella, in quelle zone meravigliose, in quelle zone che io come tanti altri abbiamo visto in più occasioni, che immagino io come tanti altri amiamo follemente, pur non essendo di quelle parti. Quindi come si può pensare a questi monumenti straordinari della natura che vengono abbattuti così, vengono distrutti semplicemente perché con le nostre, scusatemi, fesserie allucinanti abbiamo diffuso un ulteriore patogeno, che poi, guardate, penso che il dottor Marcan è molto meglio di me, sa benissimo la complessità di questa situazione, sa benissimo quanto si potrebbe probabilmente risolvere anche semplicemente aumentando la resilienza dei sistemi degli ulivi del Salento. Su questo mi dispiace, ma non sono d'accordo, perché nella realtà noi teniamo sistemi, interi territori con elevato quantità di sostanza organica in un equilibrio perfetto, un ecosistema. Mi scusi se la interrompo, mi sono espresso male. Per questo mi permetto di interromperla per chiarire subito. Prego. Credo che stiamo dicendo la stessa cosa, io l'ho detto in una maniera diversa. Cioè lì è semplicemente un rafforzamento di una situazione resiliente che sicuramente già è presente. Però il problema è che è chiaro che la resilienza può benissimo crollare di fronte a un attacco durissimo. Non è questo che il problema. Lo so benissimo. Infatti non a caso si parla di punti critici, altrimenti non esisterebbero, perché penseremmo solo di avere una situazione di salute e tutto sarebbe risolto. Comunque condivido esattamente il taglio di quello che diceva. Comunque, come giustamente lei sosteneva, dottor Bologna, la mano dell'uomo ha modificato addirittura la genicità del virus, del batterio, tanto che appunto in Salento abbiamo assistito all'ingresso di un virus assolutamente sconosciuto, di un batterio assolutamente sconosciuto per questa forma così aggressiva. Ma le notizie che quest'oggi il dottor Giovanni Malcarne può portarci sono un segno di speranza. Puoi Giovanni per favore spiegare ai nostri ascoltatori la tua intuizione, in che cosa è consistita e come si può mettere in atto? Oggi abbiamo due linee di ricerca molto promettenti. Una è quella degli innesti di piante tolleranti su piante infette. Abbiamo fatto un campo sperimentale con 250 cultivar provenienti da tutto il mondo per testarne la tolleranza. Ad oggi l'unica tolleranza certificata dalla comunità scientifica è il leccino, però probabilmente ci sarà anche la frantoio, e stiamo cercando altre cultivar. Fino ad oggi gli innesti stanno procedendo bene, si sta sempre di più rafforzando l'idea che possa essere un sistema, un modo per convivere con il batterio e proteggere e tutelare gli alberi secolari, perché poi quello è l'obiettivo primario oggi. Poi c'è un'altra linea di ricerca che è quella dei selvatici, quindi un ritorno alla ricerca della biodiversità spontanea che noi teniamo su tutto il territorio. Sappiamo che tutte le cultivar sono nate di fatto da olivastri che nei secoli o negli anni l'agricoltore ha ingentilito, ha domesticato e portato a produzione. Partendo da queste conoscenze, io sono stato praticamente 6 mesi a monitorare il territorio e andare alla ricerca di olivastri asintomatici, e dopo aver trovato un certo numero di olivastri asintomatici in zone focolaio dove praticamente gli alberi sono completamente distrutti, abbiamo fatto degli approfondimenti con una PCR quantitativa, un'analisi che va
a identificare, a quantificare la presenza del batterio all'interno della pianta. Da qui ne abbiamo trovate ben 10 che dopo 3 turni di analisi per un arco temporale di 6 mesi, pur avendo il testimone a fianco a distanza di un metro completamente secco e con presenza di xylella in quantità abbondanti certificato ovviamente dai laboratori, questi ancora oggi non hanno un minimo di cellula batterica all'interno dei vasi xilenatici. Ovviamente questo è comunque una linea di ricerca importante, perché al di là se questi 10 genotipi risulteranno definitivamente immuni, però tenendo presente che nella provincia di Lecce ci sono circa 200-300.000 selvatici, credo che sia abbastanza fattibile trovare all'interno di questi genotipi, tutti diversi uno dall'altro, quei geni della resistenza che possono aiutarci a sopravvivere o comunque a risolvere definitivamente il problema. Tra questi 10 semenzali selvatici di olive, ben 2 sono uno figlio di una cellina di Nardò e l'altro dell'Ogliarola Salentina, che sono le due cultivar autoctone. Quindi addirittura potremmo avere la soluzione dettata dalla natura grazie a una ricombinazione casuale dei geni tra il padre cellina di Nardò e un'altra cultivar che stiamo cercando di approfondire per capire esattamente qual è. Questo è un po' lo stato dell'arte. Io penso che nell'arco di un anno dovremmo riuscire ad avere qualche risultato, perché questi semenzali sono stati innestati su piante piccole infette certificate e poi sono stati innestati anche su secolari infetti per cercare di accelerare il decorso eventuale della malattia e capire esattamente se questi genotipi dovessero mai risultare tolleranti largamente o addirittura immuni. Bene, speriamo che queste ricerche davvero portino a dei risultati più che soddisfacenti, se non addirittura risolutivi, considerata la strage proprio che la xylella fastidiosa ha determinato in terra salentina, che è un danno non solo per voi agricoltori economico, ma è un danno proprio per il patrimonio naturalistico della nazione, per cui per tutelare proprio quella biodiversità che è indispensabile per la sopravvivenza dell'essere umano e del pianeta. Speriamo davvero che queste ricerche possano portare ad una soluzione contro la xylella. Ma dottor Bologna, la speranza che ci ha dato adesso il dottor Malcarne con queste affermazioni è un po' la stessa che comunque traspare dal rapporto del WWF, ma questa speranza può essere alimentata attraverso quali interventi nell'immediato? Perché per esempio, scorrendo le pagine, ci rendiamo conto che l'indice del pianeta vivente, che sarei grata lei ci volesse spiegare in che cosa consiste, indica, questo per naturalmente rendere più agevole la comprensione agli ascoltatori che non hanno avuto la possibilità ancora magari di leggere il report, indica che c'è un meno 81% di abbondanza delle popolazioni monitorate per gli ecosistemi di acqua dolce, che può apparire una cosa quasi poco importante, ma contestualizzata invece assume tutto un altro aspetto. Beh, guardi, era quello che dicevo prima. Io le ho dato il dato globale, non diviso per grandi ambienti, diciamo grandi situazioni di biomi planetari, e noi ovviamente poi dividiamo per quanto riguarda le zone acquatiche, per quanto riguarda le zone ovviamente di ecosistemi di acqua dolce, mm-hmm. per quanto riguarda le zone di ecosistemi tropicali, in particolare le foreste tropicali, per quanto riguarda le zone di ecosistemi marini. Però, come le dicevo, se vuole scendo anche un po' più nel dettaglio, c'è un monitoraggio puntuale di 14.152 popolazioni di 3.706 specie di vertebrati, che come dicevo sono appunto mammiferi, uccelli, pesci, rettili e anfibi, che vengono appunto monitorate, che dal 1970 ad oggi si è visto come in dato globale abbiamo un calo del 58%. Faccio l'esempio proprio più clamoroso, più concreto. Penso che tutti quanti conosciamo molto bene gli elefanti africani, che sono anche il simbolo del meraviglioso continente nero,
Ebbene, noi nel faccia conto agli inizi del 70 avevamo una popolazione mondiale di elefanti africani che si aggirava intorno al 1.400.000 esemplari. Oggi noi siamo intorno ai 470.000, quindi immaginatevi dal 1970 ad oggi quante, e qui sto facendo il discorso dell'intera specie dell'elefante africano e non di varie singole popolazioni, anche se poi noi facciamo il monitoraggio sulle singole popolazioni, e oggi abbiamo un abbattimento annuale negli ultimi 5-6 anni che si aggira intorno ai 20.000-30.000 individui l'anno. Questo soprattutto per un traffico internazionale ovviamente dell'avorio che ha assunto connotati spaventosi, perché dietro a me ci stanno, non solo ci sono le grandi, anche i grandi movimenti terroristici che vivono vendendo e quindi diffondendo la distruzione degli elefanti, l'eliminazione degli elefanti per la cattura dell'avorio e il commercio dell'avorio, e quindi oramai c'è un, pensi che gli ultimi rapporti su questa situazione vengono fatti dal Programma Ambiente delle Nazioni Unite, l'UNEP, insieme a Interpol, perché oramai la criminalità mondiale organizzata e purtroppo anche i grandi gruppi terroristici trovano anche nel commercio degli animali selvatici una fonte di finanziamento importante, soprattutto in tutte queste aree delicatissime da un punto di vista anche socio-economico, dove le popolazioni vivono in condizioni di povertà notevole. Quindi non parlo soltanto della zona dell'Africa subsahariana, ma parlo anche di alcune zone del sud-est asiatico, dove ci sono questi commerci che oramai hanno assunto un livello spaventoso. Negli ultimi due assemblee generali dell'ONU abbiamo delle risoluzioni proprio di, come dire, mondiali, che sono state prese da tutti i paesi del mondo per cercare di frenare e porre un blocco a questo crimine di natura che oramai porterà sicuramente all'estinzione di moltissime specie che, ripeto, non sono specie semplicemente iconiche, no? Non sono delle specie bandiera su cui dire oh che meraviglia, adesso guai a non vedere più gli elefanti, perché sono specie che hanno un valore gigantesco per quello che sono, non a caso a livello ecologico si chiamano keystone species, cioè specie chiave per quelli che sono gli ecosistemi che si sono creati attorno a queste specie e che si trascinano, è come un castello di carta, di carte, pardon. Quindi nel momento in cui ne leviamo una, facciamo crollare tutto il resto. E questo c'è l'effetto domino. E dobbiamo renderci conto che questa è una situazione che riguarda oramai tutto, perché a cascata questo ha a che fare con tutto quello che noi utilizziamo della natura. Pensate alla crisi planetaria del pescato mondiale. Siamo di fronte a una situazione in cui qualsiasi elemento andiamo a toccare, quindi è inevitabile che il futuro non può non vedere un fortissimo inserimento della valutazione del capitale naturale nell'economia. Oggi non possiamo più pensare che l'economia proceda come se fosse al di fuori dell'ecosistema planetario, è un'assurdità. E quindi per rientrarci deve avere una, come dire, una sorta di contabilità ecologica che affianchi la contabilità economica e che ovviamente la condizioni, perché la deve condizionare, perché se una contabilità ecologica sta male è molto peggio che una contabilità economica. Faccio un esempio terra-terra. Noi oggi ci troviamo in una famosa crisi finanziaria che conosciamo bene, che è cominciata intorno al 2008, ma paradossalmente gli effetti distorti di questa spaventosa crisi finanziaria noi volendo potremmo colmarli con nuove regole, nuove norme. Poi il fatto che non vengono fatte, che ci siano impostazioni economiche che conosciamo, non è oggetto adesso di questa chiacchierata, perché altrimenti faremmo notte. Io tra l'altro tra breve vi dovrò anche lasciare, quindi vi chiedo veramente scusa. Mentre invece il problema è, quindi i deficit che noi creiamo da un punto di vista economico paradossalmente possono essere recuperati con sistemi e norme e regole che la società si potrebbe dare, e dandosi sarebbero diversi. Il deficit ecologico, ad esempio, se noi dovessimo cambiare le regole del mondo finanziario e cominciassimo ovviamente per esempio a dare fortissime penalizzazioni in termini di tassazione su quelle che sono le transizioni finanziarie, probabilmente le cose andrebbero in maniera diversa. Però le dico, il meccanismo migliorerebbe dal punto, cioè io quello che voglio dire è che il deficit finanziario, il deficit economico,
fa parte dei sistemi, delle norme, delle regole che ci siamo dati noi come esseri umani, perché la moneta non esiste, la moneta non ha nessun valore, i sistemi naturali hanno un valore immenso, perché se io modifico la composizione chimica dell'atmosfera, aumento la composizione, nella composizione chimica la componente di anidride carbonica, io modifico l'intero clima del pianeta, non so come dirla, no? Quindi certo, questo è un problema gigantesco. Allora i deficit ecologici non si risistemano, perché noi, se anche domani dovessimo bloccare tutte le emissioni di tutti i gas cosiddetti clima alteranti, gas ad effetto serra, in primis ovviamente l'anidride carbonica, noi non è che blocchiamo quello che è stato l'innesco di questo meccanismo, che continuerà per centinaia di anni. Quindi siamo di fronte a un sistema che veramente è perverso, per cui noi non possiamo pensare che si possa ragionare ancora con l'economia della crescita in un momento in cui non si considera nell'economia il capitale naturale. Anche l'impatto, Marco, nucleare? Sì, scusa, mi è venuta naturale questa domanda, chiedo scusa. No, ragione, perfettamente. Mi venivano in mente delle domande per quanto riguarda, per esempio, l'utilizzo di coltivazioni biologiche, delle quali si è fatto un gran parlare anche ultimamente per alcuni scandali legati al fatto che anche imprenditori agricoli italiani sono andati ad acquistare territori all'estero, terreni e intere aree effettivamente che fossero adibite a coltivazioni biologiche, che poi venissero utilizzate commercialmente in Italia, ma era tutta merce sostanzialmente adulterata, altro che coltivazione biologica, per esempio, oppure quella che potrebbe essere la posizione nei confronti della caccia selettiva, se vogliamo parlare sempre di impatto sull'ecosistema. Però aspetti un attimo, stiamo parlando di cose molto diverse. Allora, quello che dice lei, quello ha a che fare drammaticamente con gli esseri umani, cioè voglio dire, ci sta un sacco di gente. Noi infatti, non è che quando si fa un'agricoltura biologica e si mettono anche tutti i sistemi di controllo possibili e immaginabili, è inevitabile che anche in quei sistemi lì ci possa esistere corruzione, che possano esistere situazioni che non sono assolutamente serie ma questo è, voglio dire, lo do per scontato, cioè io non sono un'anima candida. Parlava prima di impatto delle regole finanziarie che ci siamo dati noi, l'impatto anche sull'ambiente e viceversa, allora mi è venuto questo collegamento. Poi lei ha ragione, certo, sono degli argomenti differenti. Invece quello che preme più a me è il discorso del nucleare, per esempio. Ma in che senso? Vi chiedo scusa, perché poi... L'impatto del nucleare, lei ha parlato di meccanismi che si innescano e che chiaramente non è che si esauriscono nel momento in cui dice: sai, ho prodotto nucleare fino al giorno prima, adesso smetto, migliorerà la situazione improvvisamente. No, il meccanismo è innescato, quindi quanti anni ci vogliono prima che... E ma soprattutto... guardi, questo il problema è molto complesso, perché ovviamente c'è il decommissioning delle centrali esistenti, che come lei sa è un meccanismo veramente molto complesso, perché ancora oggi nessuno ha trovato una soluzione, come dire, sicuramente sicura, mi scusi il gioco di parole, per quanto riguarda tutti gli scarti delle centrali nucleari, e lì il problema è molto aperto. Ce l'abbiamo nel nostro piccolissimo anche in Italia, perché c'è stato sempre un grande dibattito dove mettere queste benedette scorie nucleari, che peraltro non hanno ancora un centro ufficiale e formale unico per quanto riguarda il nostro paese. Ma questo guardi, non c'è tecnologia che non abbia ovviamente delle facce della medaglia diverse, che purtroppo non producano altri effetti. Quando parliamo di nucleare normalmente intendiamo le centrali in questa discussione. Io sfortunatamente, quando parlo di nucleare, vivendo in una zona dove ci sono almeno 51 bombe conservate, capirà che parlo di nucleare. No, certo, assolutamente, ha perfettamente ragione. Accidenti, ci mancherebbe. No, lei ha perfettamente ragione. Ma infatti abbiamo innescato una marea di situazioni che sono in molti casi anche fuori controllo, quindi e questo è il vero grande problema. E purtroppo, le dico poi a conclusione, perché veramente vi chiedo scusa, ma vi dovrei un po' ammollare, noi abbiamo una situazione proprio, diciamo, di crescita spaventosa, ai noi purtroppo ancora, della nostra popolazione. Se noi pensiamo che abbiamo cominciato il 1900 con 1.600.000.000 di abitanti, l'abbiamo chiuso con 6.100.000.000, oggi siamo 7.400.000.000,
la previsione media della variante media delle Nazioni Unite nell'ultimo World Population Prospects prevede nel 2050 9,7 miliardi. Allora, e questo è un problema gigantesco che praticamente viene molto eluso, se ne parla pochissimo ovviamente, perché ormai sono state addirittura eliminate anche le grandi conferenze dell'ONU sulla popolazione, l'ultima si è tenuta nel 94 al Cairo, ed è un grandissimo problema, perché ovviamente è inutile dire che sacrosantamente più gente ci sarà sulla Terra e più persone giustamente vorranno cercare di imitare quelli che sono gli stili di vita occidentali, io vi posso garantire che credo che non troverete nessuna figura che si occupa di problemi ecologici, che sia, diciamo, di formazione ecologica, che vi possa dire che la Terra possa mantenere 9,7 miliardi o 10 miliardi di abitanti con uno stile di vita consumistico. È impossibile. Quindi, perché proprio la catastrofe che ne deriverebbe, proprio del, altro che della mancata resilienza, proprio del crollo di questi ecosistemi planetari, sarebbe gigantesca. Detto questo, che vi devo dire? Insomma, è chiaro che poi attorno a questi problemi ci sarebbe tantissimo da dire, non so, avremo occasione, non so se ci saranno altre assolutamente occasioni. certo, anche io perché devo veramente chiedo scusa moltissimo, ma purtroppo pensavo che avevamo mezz'ora, invece ho fatto un calcolo, io avevo capito che era dalle 18.30 alle 19, quindi vi chiedo veramente scusa. Non c'è nessun problema, dottor Bologna, come devo purtroppo lasciare. Come ha giustamente anticipato lei, sicuramente ci saranno altre situazioni, perché un problema talmente complesso e sfaccettato non può essere esaustiva una chiacchierata di mezz'ora circa, per cui ci sarà senz'altro la necessità e la possibilità di tornare sugli stessi argomenti. Per intanto la ringraziamo e le auguriamo naturalmente buon lavoro. Grazie. Grazie a voi tutti, grazie della chiacchierata. Arrivederci. A lei, buonasera. Buonasera. E torniamo qui in studio con Giovanni Malcarne, il nostro agronomo e il nostro imprenditore, che per fortuna, Giovanni, insomma, devo dire che la situazione sulla xylella sembrava essere stata messa un po' da parte, invece la vostra caparbietà, la vostra tenacità ha pungolato anche qualcheduno che evidentemente ha messo a disposizione anche la propria competenza e vi ha sostenuti in questa ricerca. Diciamo che su queste cose abbiamo sempre tenuto al nostro fianco i ricercatori di Bari. Quello che manca ancora è la politica. Era assente nel 2013 ed è ancora assente oggi nel 2016. E i problemi sono seri, perché tenete presente che ci sono alcuni frantoi che non hanno aperto, cioè non stanno aprendo, non apriranno più, e molte aziende agricole che hanno chiuso battenti. Quindi di fatto la situazione è comunque grave, e non c'è nessuno spiraglio di luce da parte della politica, o quella che può essere comunque un'attività regionale o comunitaria di sostegno alle imprese agricole. Di quanto è calata la produzione quest'anno, Giovanni? Allora, la produzione, parliamo del 70% la produzione di olio nel Salento, ma non ascrivibile a xylella. Xylella, secondo me, non ci sono ovviamente delle stime ufficiali, ma non supera l'8%. Il problema è che questo 8 può diventare il 30, 40, 50 già l'anno prossimo. E quella è la cosa più preoccupante. Eh sì, perché bisogna comunque valutare la situazione a breve, a medio e lungo termine, perché i danni causati dalla xylella non sono immediati, perché ovviamente non possono. E comunque per noi anche i 3 anni per noi è un breve periodo, non è un medio-lungo periodo. È un breve periodo, certo, perché comunque non solo va ad incidere sulla economia immediata, ma sappiamo benissimo che inciderà sulla economia futura. Questo te lo chiedo sempre, perché purtroppo è proprio quello su cui bisogna battere, lo sottolineavi tu poc'anzi, i provvedimenti che la politica dovrebbe adottare, la politica regionale, ma oserei dire a questo punto anche la politica nazionale, perché quello della xylella non è un problema da vedersi relegato alla regione Puglia. Ricordiamo che il comparto agroalimentare, lo ribadiamo, è quello che ancora tira nel nostro paese, e l'apporto dato dalla produzione di olio extravergine d'oliva, tra l'altro, ha ricevuto negli ultimi tempi numerosi riconoscimenti, se non erro, Giovanni. Sì.
ecco, qualitativi. Questo, qualitativi. Il problema che noi teniamo in Italia, in genere per tutte le produzioni, ma in modo particolare per l'olivo, è che non ci sono piani olivicoli nazionali ormai da secoli, si può dire. Abbiamo una produzione che è deficitaria rispetto al fabbisogno nazionale, e questo comunque porta all'introduzione da paesi terzi in modo legale ma anche in modo illegale, e spesso quello importato in modo illegale diventa quel made in Italy che noi troviamo nei supermercati a prezzi stracciati, al di sotto del prezzo all'ingrosso di una borsa merci di Bari, tanto per fare un esempio di un parametro, diciamo, di riferimento che normalmente viene tenuto. È ovvio che in questa situazione bisogna sostenere l'agricoltura e aumentare le produzioni, ci sono tutte le condizioni, ci sono le superfici, c'è la possibilità di ristrutturare oliveti, non parlo di quelli monumentali, ma di nuove cultivar piantate 30 anni fa che probabilmente oggi potrebbero essere anche sostituite con nuovi impianti, e quindi di potenziare quello che è l'apparato produttivo dell'Italia per far fronte al crescente fabbisogno di extravergine e made in Italy. Viceversa non ci saranno controlli che potranno in qualche modo arginare le sofisticazioni che purtroppo vediamo tutti i giorni, in modo particolare noi addetti ai lavori. L'espansione della Xylella, Giovanni, è andata oltre i limiti che noi conoscevamo ed è rimasta circoscritta? No, assolutamente no. Negli ultimi mesi si sono trovati due focolai, uno a Martina Franca e uno a Ostuni, ormai alle porte di Bari. Per la prima volta la regione ha estirpato le piante infette, perché nelle fasce tampone, comunque, per cercare di contenere l'avanzata, bisogna togliere la pianta infetta. Nella provincia di Lecce, anche perché ormai una buona parte è infetta, non c'è questo obbligo, ma non c'è neanche la necessità. Quello che noi stiamo chiedendo nelle zone nostre è la deroga al divieto di impianto, perché tra l'altro noi siamo vessati anche da questa norma capestre comunitaria, grazie alla quale noi non possiamo ripiantare o impiantare nuovi oliveti. Prego. No, dimmi, volevi aggiungere qualcosa? Il reimpianto o l'impianto di nuovi oliveti di cultivar tolleranti, come può essere il Leccino o la Frantoio. Riguardo l'avanzata verso nord, purtroppo secondo me ci sarà, facciamo gli scongiuri, ma vedendo cosa è successo sul nostro territorio non c'è diciamo da stare tranquilli. Secondo me prima o poi i nuovi focolai a nord ci saranno. Speriamo che questa azione di monitoraggio, che per la prima volta è stata fatta in Puglia, dia dei buoni risultati, in qualche modo aiuti a contenere l'avanzata. Auguriamoci soprattutto che l'intuizione possa diventare qualcosa di risolutivo a questo punto, perché se gli olivastri hanno dimostrato comunque una resistenza al batterio, probabilmente, se non ho capito male, dovrebbe avvenire un innesto. Un innesto, sì. E poi le nuove cultivar con dei miglioramenti genetici si può utilizzare, diciamo, il materiale genetico trovato per migliorare anche le cultivar. E quindi rendere le cultivar attualmente aggredibili resistenti. Esatto. Ecco, per cui questo intervento... Con dei semplici incroci, voglio dire, tra... Con degli innesti che comunemente vengono fatti. Sono una pratica agronomica che esiste da secoli. Da sempre, certo. Esatto. Tra l'altro, proprio gli oliveti salentini, il 100% degli oliveti secolari sono tutti olivi innestati su selvatici, tra l'altro. Quindi è una pratica diffusissima nel nostro territorio, ma in Italia e nel mondo in genere. Da sempre. Bene, speriamo, certo, speriamo che questo possa davvero portarci ad una soluzione di questo gravissimo problema. E intanto, Giovanni, noi rimaniamo sempre in contatto, naturalmente, per monitorare la situazione. Speriamo di poter avere presto, molto presto, delle novità e delle buone notizie. E per intanto ti auguriamo buon lavoro, Giovanni. Grazie a te.
a te e a tutti quelli che come te sono impegnati in questa ricerca. Grazie. Grazie a voi. Grazie Giovanni, a presto. Bene, sono le 19.32, possiamo passare la linea a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti. Prego Massimo. Sì, grazie. Dunque, la notizia che emerge è la seguente. Il procuratore di Caltanissetta, Amedeo Bertone, ha chiesto la condanna all'ergastolo per Salvo Madonia e Vittorio Tutino, ritenuti responsabili della strage di Via D'Amelio, sollecitati 8 anni e 6 mesi per Vincenzo Scarantino e 14 anni a ciascuno per Francesco Andriotta e Calogero Pulci, i tre falsi pentiti accusati di calunnia per le false dichiarazioni rese durante le prime indagini sull'attentato del 19 luglio 1992 in cui, lo ricordiamo, morirono Paolo Borsellino e i 5 poliziotti di scorta. È tutto per il momento, a voi. Perdonami Massimo, questa è l'ultima notizia che deriva dall'udienza di quest'oggi del Borsellino Quater? Guarda, questa è una che ho visto qui in, vi dico anche la fonte, la trovate, più rapidamente la trovate anche sul televideo Rai. Sì. E quindi questo è quanto io so. Ecco, perché se Aaron Pettinari riesce a collegarsi più tardi con noi per la trasmissione delle 22, dovrebbe poterci dare degli aggiornamenti a riguardo. E abbiamo ancora 10 minuti, Marco. Visto che ultimamente non abbiamo avuto grandi possibilità di parlare di Donald Trump, vorrei chiedere, però abbiamo 10 minuti, per cui insomma, il dono della sintesi, fallo tuo questa volta. E dacci cosa vorresti dire, che sono logorroico normalmente? Assolutamente sì, quindi cerca di essere dai, sono te la prendere, sei notoriamente logorroico, per cui non sto svelando nessun arcano. In 10 minuti raccontaci le ultime chicche di Donald. Bah, più che le chicche di Don, che voglio vedere che cosa farà quando dovrà dare le istruzioni al Pentagono, sappiate che ieri abbiamo avuto in Italia la visita del capo del Pentagono, Ash Carter, che è venuto a fare, visita a tutte le truppe USA, leggi NATO o NATO, leggi USA, presenti in Europa, Medio Oriente e zone limitrofe, tra le quali c'è anche la nostra amata Italia. E non posso dire, non avevamo dubbi, anche perché voglio dire, come voi sapete, io vivo vicino alla base di Aviano, che è fondamentalmente la base più importante in Italia, nonché praticamente in centro Europa, perché ormai dismessa Ramstein, Aviano è diventata una capitale della NATO in un certo senso. Ma scusa, Marco, dimmi Massimo, quando è che la smaltellano via quella roba vecchia lì? Quale roba vecchia? Quale? Hai parlato di Aviano, quando è che la buttano via? Io nutro seri dubbi che sarà mai buttata via, visto che continua a crescere in dimensione e in investimento, nonostante pare che abbiano tagliato un po' di finanziamenti. Però sta di fatto che il signor Carter ieri è venuto anche da queste parti, tanto si è che io, che stavo passando per il centro, mi sono trovato in un ingorgo, perché anzi ho fatto largo a delle pattuglie che sembravano in emergenza, e poi ho scoperto che facevano da scorta ha un'autotargata corpo diplomatico, una tipica SUV di impostazione nordamericano, se preferite statunitense, dalla quale sono usciti degli energumeni grandi, grossi e cattivi, circondati dai digos italiani e dai carabinieri nostri, che addirittura stavano montando con la mitraglietta di servizio. Scusa, il signore Marco, un'altra domanda ovvia che mi viene, ma quando è che usciamo fuori dalla NATO? Quando avremo il coraggio di farlo, cioè per quel che mi riguarda anche domani mattina, ma il problema è che secondo me i nostri politici, attenzione, voglio far notare un altro piccolo particolare, perché noi parliamo di Donald, ma Donald è un problema tra virgolette a venire. Io ragionerei anche di quello che abbiamo in casa. Abbiamo un nuovo capo del governo, tale Paolo Gentiloni, che è stato ministro degli esteri nell'ultima parte del mandato di Renzi, negli ultimi mesi, e agli esteri adesso che ha messo Angelino Alfano, che prima era ministro degli interni. Quindi c'è stato questo allegro rimpasto di governo,
dal quale non mi aspetto molto di buono, men che meno in termini di politica estera per quanto riguarda l'uscita dalla NATO. Ho pensato che, tra le altre cose, stando Alfano agli interni prima e adesso agli esteri, può tranquillamente fare gli interessi di chi ha dietro, e noi sappiamo bene di chi stiamo parlando, per cui diciamo che torno a ripetere, non vedo grandi prospettive per la soluzione del problema NATO in Italia. Ma quello che ci incuriosisce rispetto alla presidenza Trump è questo spostamento d'asse. Voglio dire, con le ultime nomine mi pare che ci sia un'inversione totale, assoluta, di tendenza nella politica estera. Cioè, questo è quello che dovrebbe apparire in questo momento, perché sembrerebbe quasi di avere a che fare con un pacifista per certi versi, cosa che non può essere assolutamente. Non può essere assolutamente, perché secondo me è tutta un'allegra mascherata. Ma lui è partito con intenti protezionisti, o neoprotezionisti, come li definisce qualcuno, il che significa anche politica di polizia di Stato a protezione del proprio territorio nazionale. Ma di fatto, voglio dire, non credo che lui passi sopra a tutto quello che l'amministrazione Obama ha fatto fino adesso, e il fatto che il capo del Pentagono dell'amministrazione uscente stia facendo un allegro tour per salutare tutte le forze militari mi fa pensare che stia portando i dispacci dei nuovi ordini, sostanzialmente, e che probabilmente non ci sia nulla da cambiare, se non in peggio. Mi pare che, tra le altre cose, oggi Putin fosse in Giappone, il che la dice lunga, considerato che Carter è stato in Giappone prima che arrivasse lui, proprio nel suo tour. E il Giappone è ovviamente in Oriente un caposaldo della NATO, visto che ha circa 50.000 soldati statunitensi in permanenza e un numero di basi. Carter non si è fatto mancare il giretto neanche in Medio Oriente, perché è andato a visitare, oltre ai soliti arabi, anche Israele, al quale sono appena stati consegnati due nuovissimi F-35, giusto per restare in tema di smilitarizzazione e di F-30, acquisto che è stato quasi rinnegato dallo stesso Trump. Ha sostenuto che il costo fosse troppo elevato, mentre noi ne abbiamo comprati senza batter ciglio. Beh, anche perché la costruzione degli F-35 contribuisce anche all'ENI Ermacchi, gruppo Finmeccanica o Leonardo, che dir si voglia, quindi diciamo che noi siamo legati a doppio filo a questo genere di scambi commerciali. E ricordiamo che l'amministrazione Renzi, non so se parlare di governo, forse più di amministrazione, oltre ad averne ordinati, ha speso il triplo rispetto all'anno precedente in investimenti militari, seguendo, tra le altre cose, il diktat. Adesso stiamo a vedere che cosa farà Trump, perché per il momento sembra un agnellino, tra virgolette, tranne che con i suoi. Tra le altre cose, tra le nomine ci sono personaggi legati a doppio filo con frange estremiste di origine ebraica o ebraica israeliana. Quindi secondo me non c'è molto di buono da aspettarsi a medio termine. Vedremo, spero di sbagliarmi. E ricordando sempre che l'Italia per Costituzione ripudia la guerra, salutiamo tutti i nostri ascoltatori, vi diamo appuntamento al nuovo anno, al prossimo anno, perché quella di quest'oggi è stata l'ultima trasmissione per il 2016. Vi ringraziamo per averci seguito sino ad oggi, vi diamo appuntamento alle 22 se vorrete, se potrete, altrimenti ci risentiamo nel 2017 e facciamo davvero gli auguri di tutto cuore a tutti voi per il meglio, e auguri a noi naturalmente. Saluto Marco Grilli, portavoce di Alternativa per il Friuli Venezia Giulia, saluto Massimo Bonella, editorialista di Pianeta Oggi TV.net da Venezia. Antonella, e saluto
Antonella, io ti saluto perché questa è l'ultima trasmissione per quanto riguarda il 2016, ma volevo completare e lasciare lì, perché io non capisco dove mi trovo, o che ho perso la testa o non lo so. Non sei solo, Massimo, non ti preoccupare. Questa sensazione allora, di smarrimento è ben diffusa. Allora guarda, vi dico, ma siccome a tenere questa cosiddetta NATO nel nostro paese, credo che in Austria non ci sia, per esempio, no? Ecco, o in Svizzera, non lo so. Allora, voglio dire, costa tanti soldi. Scusa Massimo, dai 55 agli 80 milioni di euro al giorno. Volevo arrivare a questo. Bravo Marco. Cioè, secondo me ci costa tantissimo a dir poco, e c'è la gente che sta andando nelle strade senza soldi. Cioè, a maggior motivo chiedo, ma quand'è che insomma va via questa NATO? Quand'è che la buttiamo via? Io non lo so. Cercheremo di dare una risposta col nuovo anno, Massimo, va bene? Speriamo, io non capisco più niente qua cosa succede. Ma perché non va via questa NATO? Ma scusate, ma è ovvio, cioè, io non lo so. Massimo, il popolo italiano ha dimostrato con l'ultima consultazione referendaria di avere carattere, di avere personalità e, quando è necessario, saper imporre la propria volontà. Certo, qualcheduno sta ancora facendo finta di niente, ma non credo che questo atteggiamento potrà andare avanti ancora per molto. Per cui questo sarà sicuramente un tema di cui dibatteremo ampiamente e diffusamente con la nuova edizione, cercheremo di dare più spazio e di raccogliere più opinioni. Io invito i nostri ascoltatori a scrivere al nostro indirizzo di posta elettronica info@spazioaperto.gmail.com per darci naturalmente la vostra opinione anche su questo, ma col prossimo anno cercheremo di ampliare il dibattito e di cercare di capire perlomeno cosa ne pensano i nostri ascoltatori. Dobbiamo chiudere, io saluto Rosario Moreno e lo ringrazio per averci seguito con la sua regia centrale da Treviso anche per quest'anno, e vi do appuntamento alle 22 per Osservatorio Antimafia. Grazie a tutti e buona serata. Buonasera a tutti quanti, e prima di chiudere, Antonella, volevo dare il corretto indirizzo email, che info@spazioaperto@gmail.com. Vabbè, sto imbriaca, non farci caso. No. Grazie Rosario, grazie comunque sulla per la precisazione. Dimenticavo, importante. Emilio, se ci sei, ciao, e anche Vittoria, un bacio a Sofia. Grazie a tutti, buonasera. Buonasera a tutti quanti. E ciao Antonella. E ciao Massimo. Vado con la sigla.